presenti, in particolare alle autorità civili e militari, alle delegazioni dei comuni di Klagenfurt, di Zala Erget, di Nova Gorica e alle scuole coinvolte, in particolare ai presidi, agli insegnanti e agli studenti che sono i principali attori del progetto ETWIN, finanziato dal programma EACEA, che il comune di Gorizia, insieme alla preziosa collaborazione di ISI, ha vinto fra oltre 600 domande pervenute da tutta l'Europa. Con la cerimonia odierna diamo via al progetto che consentirà al comune, insieme ad ISI, di organizzare dal 17 al 27 settembre un intenso programma di scambio tra le scuole. Con piacere io invito per un breve saluto le autorità, il nostro sindaco del comune di Gorizia, l'onorevole dottor Romoli. Ci viene da dire che in un momento in cui l'Europa non gode una grande considerazione nel nostro continente, far ripartire e insegnare l'importanza di questa istituzione ai nostri ragazzi credo che sia un compito particolarmente importante e particolarmente sentito. Noi riteniamo che il nostro futuro possa essere solo ed esclusivamente l'Europa. Crediamo fermamente in questo concetto, ma vogliamo che i nostri ragazzi, fin da piccoli, comprendano anch'essi l'importanza di questa istituzione. Quindi, con questo progetto, secondo me molto centrato, riparte proprio dal basso, riparte dall'inizio. E quindi questo programma, come voi sapete, consentirà a quanti ragazzi? A circa 200 ragazzi di stare per 10 giorni, ecco, come vedete sono molto informato, 10 giorni nella nostra bella città, e questo scusate lo dico, in questa nostra bella città, e potranno imparare cos'è l'Europa, potranno anche ammirare, credo, le nostre campagne, le nostre vallate, e quindi in uno spirito nuovo nel quale credo che sia importante apprezzare nuovamente quello che è il nostro destino comune, cioè l'Europa. Buon lavoro a tutti, grazie. Das